Il 24 maggio 1915 l'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Le linee del fronte, esteso circa 800 chilometri, assunsero la forma di una grande S disposta orizzontalmente sulle Alpi Venete. Il fronte si estendeva dal Trentino all'Isonzo, passando per il territorio della Carnia. Nei primi mesi si combatté soprattutto sull'Isonzo e sul Carso, dove, tra giugno e dicembre, furono lanciate quattro offensive che si conclusero con la conquista di modeste porzioni di territorio: Monte Nero, Monte Sei Busi, Monte San Michele. Intanto, nei porti dell'Adriatico, la flotta italiana era riuscita a bloccare quella austriaca. Le truppe italiane erano comandate dal generale Luigi Cadorna. Egli aveva adottato una tecnica di logoramento che comportava il continuo sacrificio di uomini, convinto che si dovesse stancare il nemico con attacchi continui.